Immagino Mantova crocevia di culture e di punti di vista. Immagino una città dove la memoria e l'identità storica abbracciano l'innovazione. Immagino una Mantova più connessa e aperta all'accoglienza, alla diversità, alla disabilità. Immagino un dialogo tra l'arte del passato e quella del futuro, in un museo a cielo aperto. Immagino le vie e le piazze che diventano piccoli teatri di musica, strumenti, note, dove si incontrano i suoni dell'Europa e del mondo. Il fatto che sia una città e non uno stato europeo ad essere la capitale della cultura ci racconta di un'Europa che vuole andare al di là dei confini, al di là dei paradossi che si possono costruire tra i vari stati europei, vuole andare oltre e raccontare una storia fatta di tante piccole identità. Sono stati coinvolti soprattutto i giovani, e giovani mantovani e giovani europei, che raccontano in questo spazio come loro vivono l'essere cittadini mantovani e cittadini europei attraverso i loro valori, che sono quelli del volontariato, quelli dell'accoglienza, quelli che hanno a che vedere con i diritti, con la responsabilità verso ciò che siamo, che costruiamo, che mangiamo, e la non discriminazione, la voglia di partecipare. Valorizziamo le splendide entrate scenografiche della città e facciamole diventare le cartoline più belle del mondo. Apriamo le porte dei palazzi storici per ospitare picnic culturali e mostrare l'arte del restauro. Rendiamo Mantova una città più viva, anche di notte, attivando eventi musicali e artistici. Apriamo le porte dei musei e della cultura. Apriamo le porte dei negozi, abbelliamo le strade con spettacoli di luci. Ridiamo vita alle strade e alle piazze attraverso la musica. Trasformiamoli in teatri all'aperto dove le note, gli strumenti e i cittadini si mescolano ai monumenti della storia. Oggi è un giorno di festa, è un giorno bello nonostante le previsioni atmosferiche, è un giorno dedicato ai giovani, ma soprattutto è un giorno che parla del futuro della cultura e di come questa città, che è una città a grande vocazione culturale, immagina il proprio futuro culturale. Il processo di candidatura implica una costante azione di sensibilizzazione e di promozione sulle varie tematiche, poiché è il progetto che noi candideremo entro quest'anno per superare la prima fase, sarà un progetto costruito in forma partecipata e non calata dall'alto, e soprattutto partecipata dalle forze emergenti giovanili.